Signori, mi sembra chiaro che gli ingredienti giusti questa sera ci sono. Siamo pronti per andare con un brano musicale. Io ho anticipato qualcosa, ma mi interessava chiedervi un paio di cosettine. Sì. Perché? Perché un brano che noi abbiamo già sentito portato dall'amica, proprio posso citarlo perché è una vostra amica, una nostra amica, un'amica che ha appassionato tanti italiani che seguono la nostra trasmissione, si chiama Tonia Tudisco, si intitola Moglie Voglie. Sì. Però questo brano è condiviso, ovvero è stato scritto da voi, quindi da Milly e da Tony, da Milly una notte. Certo. Sì, la storia nasce, Tonia stava preparando un suo album e quindi era alla ricerca di canzoni, abbiamo provato a mandare questo provino, lei l'ha sentito e gli è piaciuto immediatamente, infatti mi ha telefonato tipo alle 8:30 di mattina. Che per noi è l'alba. Che per noi è l'alba, ci ha messo un po' a capire che fosse il telefono. E dice, guarda, bellissimo, quel pezzo lo prendo. Infatti l'ha registrato, l'ha cantato, è venuto benissimo, ci ha dato una grossa mano perché è stata colei che ha divulgato comunque il brano. Ma tu però devi sapere anche a questo punto, tutta Italia, che la musa ispiratrice di questo brano è lui. Ah sì? Io sono il prototipo? Sì, perché voi uomini siete veramente... Adesso in televisione non si può dire cosa. Noi ci abbiamo, diciamo, perfezione sì. Del... No, eh? E allora in un giorno di disperazione, proprio di arrabbiatura di quelle potenti, è venuto fuori questo testo sulla musica precedente. E lì c'è il basta minestre zuppe paste. Me ne vado con l'amica Maiellissima Polloni, eccetera, alla grandissima. Sì. E allora, però io ho sentito anche te, cara Milly, sì, da un palco importante, diciamolo, ovvero da Canale 5 con sì, Barbara D'Urso, che salutiamo, sì, ciao Barbara. Ciao Barbara. E portarlo al successo, quindi lo canti anche tu? Certo. Sì, 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 noi lo facciamo. Ma quindi ce lo fai sentire? Ma sì, se proprio devo. Cosa ma quindi ce lo ascoltiamo? E allora facciamo così, guardate, vieni pure su di me regia se vi va di andare a prepararvi dall'altra parte dello studio, sì, perché noi vogliamo ascoltarci questa Moglie Voglie. L'abbiamo già conosciuta dalla voce di Tonia Tudisco. Questo è La Volta degli Autori. Stiamo parlando di Milly e una notte. Abbiamo iniziato alla grande un appuntamento speciale, quello del lunedì sera, quello con noi, con voi, di sera con le performance migliori, le performance live delle migliori voci e delle migliori orchestre italiane. Questa sera ospiti di eccezioni, Milly e una notte, un'orchestra molto famosa, un'orchestra che già da anni calca i palchi di mezza Italia, anzi di tutta l'Italia, tanti progetti, ne parleremo durante il proseguo della trasmissione, ma adesso li vedo già pronti, signore e signori, Milly e una notte, ovvero Milly e Tony con Moglie Voglie. Prego regia. Io volo via con
non posso stare.